Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Folle entrano ed escono dai cimiteri in questi giorni, ma quanto sono diversi i sentimenti che animano e muovono questo andirivieni. C'è chi si avvicina alle tombe dei suoi cari con la rassegnata convinzione che ormai non ci sono più. Chi crede invece che non è affatto così, al di là della morte si è aperta per loro una prospettiva di vita che noi non riusciamo nemmeno ad immaginare. Ma c'è anche chi si porta dentro tanti dubbi, tante perplessità, tanti perché, che si affacciano non solo di fronte alla morte, ma già nel corso della vita. La fede non risponde a certi perché. Ma Gesù Cristo nel Vangelo di questa domenica ci assicura: io non posso perdere nessuno di quelli che il Padre mi ha affidato. Parole forti, parole molto impegnative per lui. Gesù Cristo non è venuto in questo mondo con l'intento primario di cancellare il dolore e la morte. Lui stesso ne ha fatto l'esperienza. È venuto a dirci che l'essenziale non è una vita lunga anziché breve. L'essenziale sarà il vivere già adesso una vita nuova, diversa. Il peggior pericolo di cui avere paura non è la morte, ma una vita sbagliata. Una vita vuota, inutile, è molto peggio che la sua fine. Ecco perché alla fine Gesù Cristo, per lui e per coloro che si affidano a lui, la morte non è affatto una fine. Oltre c'è la patria definitiva, la nostra vera casa. Sì, ma tutto questo non è facile da condividere, da credere, anzi è addirittura impossibile, a meno che non ci si aggrappi saldamente a qualcuno che ce ne dà garanzia con tutta la sua persona. E chi, se non Cristo, il nostro Signore? Noi cristiani non siamo quelli che ragionano sull'aldilà con idee o visuali che altri non hanno. Noi siamo quelli che credono in Gesù Cristo. E ci crediamo nel modo più vitale che ci possa essere, cioè affidandoci a Lui tutti i giorni come alla prima tra le persone più affidabili che conosciamo. Perché Gesù Cristo è vivo, anche se troppi, anche tra cristiani, lo ignorano. E poiché è risorto dai morti, lui è l'unico ad avere esperienza di al di qua e anche di al di là. Gesù Cristo non ci richiede attestati di buona condotta, con i nostri pregi e con i nostri difetti, ci ama, come siamo. Ecco perché è possibile legarsi a Lui con una relazione del tutto personale. Anche la vita, pur con le sue prove e le sue fatiche, diventa più vivibile con Lui. E quando arriva l'ora di passare l'ultima frontiera, sarà Lui stesso a fare gli onori di casa, là dove da sempre siamo conosciuti e amati. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.